È bello quando gli srotolo, è come se tu sentissi gli applausi, Fausti, perché sono carte dell'Ottocento, guarda, sono 10 quintali. Poi sto facendo le sculture con le carte anche, soprattutto. Sono guardi, guardi le cose che sempre che raccolgo. La zebra. E poi vabbè tutti oggetti, sono cose che secondo me degli anni 60. Disegni dei bambini, di amici. Quella era una foto degli anni 90. Questi sono uccelli impagliati che trovo nei mercati, quando li trovo li compro, per esempio. Ma la stessa cosa faccio con palle, palline, spalline, non so perché le raccolgo. Cerco sempre l'anima delle cose, in sostanza. La cerco nelle immagini, la cerco negli oggetti, la cerco in ciò che raccolgo, no? E continuamente raccolgo delle cose, no? Che diventano quasi delle idee di catalogazione del mondo, però per me la ragione è molto più estesa, no? Quindi la costruzione dell'immagine in realtà deriva dalla ricerca dell'anima dell'immagine, l'osservazione che molto spesso per me è più importante come momento di quello fabbrile della pittura, no? Cioè io dipingo, però in realtà tento di impressionare il quadro, sempre quello della ricerca dell'anima dell'immagine, che non è ciò che si vede per me è solo una pelle, sono materiali che quando si depositano, mi piace molto questa parola, si depositano sui fondi, sia che fossero gli acetati prima, le pellicole trasparenti che usavo, eccetera, sia che i teloni da camion, adesso invece queste enormi carte, sono sempre materiali che alla fine, almeno in questo particolare ciclo, hanno una specie di memoria e di istintualità. Ma il materiale per me è importante, può avere diversi tipi di significato. L'idea che sto conducendo adesso con tutte le lotofagie, che sono questi fondali di teatro antichi che uso e poi dopo, diciamo, manometto e taglio da quella ai quali asporto colore, eccetera, un'idea precisa su un concetto di memoria, dell'idea della voluttà della pittura, no? Che è quella dell'erotismo, che per questo mi piace anche quando i quadri, in realtà quasi attraverso gli aloni o l'accadimento anche del colore della pittura, questo accadimento è sempre in realtà molto, molto vero, molto reale in sostanza, no? L'idea dell'autofagia era quella in realtà di non costruire un lavoro che avesse un tipo di memoria che non era condotta in sostanza, no? Da qua l'autofagia. I lotofagi erano il popolo che nell'Odissea mangiavano questi fiori, non volevano assolutamente recare notizie. Anche nei lavori precedenti, che conduco ancora, quelli sull'idea della trasparenza, no? Praticamente sono tutti fogli trasparenti che all'inizio erano impressionati in una maniera, disegnati. Man mano che il lavoro andava avanti mi interessava che praticamente la velatura e la trasparenza non nascondesse nulla dell'accadimento dello studio, cioè quindi della quotidianità. Il concetto anche dell'autofagia è simile, perché è sempre un lavoro di sfondamento, di rendere qualcosa trasparente per, diciamo, svelare come una sorta di arcano concettuale dell'immagine stessa. Io uso per esempio come medium per tutte le autofagie l'olio di papavero. Io lo uso più concettualmente per raggiungere questa idea della voluttà, della pittura dell'alone. Uso dei pigmenti e costruisco i colori, ma non tentando delle formule alchemiche. Sento più la responsabilità verso me stesso di essere artista. Non mi pongo paradossalmente il problema della società. Mi piace pensare che su questa idea anche dell'anima, della costruzione dell'immagine, l'osservatore ha un ruolo decisivo. La vita dell'artista sarebbe sbagliato definirla una vita di sofferenza, in realtà è una vita legata molto, io credo, all'amore, al sesso, all'erotismo, a una serie di cose che sono parte dell'uomo in sostanza, per cui averle attigue, ragionare attraverso di esse, secondo me è già ciò che
fa sì che un uomo possa anche sentirsi fortunato. Poi questa osservazione in alcuni casi è difficile, cioè io agli esordi facevo fatica a convivere con la mia solitudine, anche perché non ho mai accettato delle forme di solitudine, no? Poi cioè, mi veniva addirittura delle volte quasi da dar fuoco allo studio, perché pensavo che sono tremendamente solo qui, no? In realtà poi mi accorgevo che comunque ogni immagine, sempre anche forse per il discorso che facevamo prima, ogni immagine diventava una sorta di tappa, di ragione e di osservazione che io compivo su me stesso e sui rapporti che avevo con le cose, gli altri, il mondo e tutto, e questo diventava interessante. È chiaro che è un lavoro abbastanza lordo, pesante in alcuni momenti, in altri momenti invece è fatto di scoperte che magari ti sembrano incredibili, però in realtà si traducono in cose molto semplici, no? Per cui è fatto, secondo me, quasi di forme di eccitazione estrema e di forme anche di depressione, nel senso dolce del termine, abbastanza forte. Però poi, lavorando, c'è una sorta di equilibrio, no? Un equilibrio nevrotico. Si può definire un equilibrio di nevrosi che si forma e diciamo un pochino livella questa, soprattutto anche diciamo tutte le sollecitazioni creative che forzatamente producono nevrosi eccetera, no? Ma io però do un'accezione positiva alla parola ansia, no? Secondo me la creatività deriva dallo stomaco e da un impulso che hai, no? E poi dopo deve forzatamente essere mediata da un sistema più di ragione, no? Un sistema più mentale. Forse anche un lato sperimentale del mio lavoro deriva da questo, il terrore di essere catalogato da qualche parte, no? Certo, mi interessano molto i legami, i rapporti con altri artisti e tutto, però è sempre stato difficile in qualche maniera catalogarmi all'interno di una corrente o di un... quando mi accorgo che posso essere considerato un pittore astratto, comincio a fare la figurazione, e quando mi accorgo che qualcuno mi dice oppure leggo che sono un pittore, comincio a fare la scultura. Penso che mi piace più il pensiero, la definizione di costruire delle immagini, in sostanza. Bisogna saper riconoscere anche il carattere debole di un artista, cioè non necessariamente sono, secondo me, delle figure forti, no? Anzi, però se tu le tenti in qualche maniera di inscatolare, di inserire, almeno, come io parlo della mia visione soggettiva, no? A me piace guardare un artista e conoscere un artista attraverso la sua personale idea di racconto e la sua personale storia e la sua personale formula narrativa.